una scoperta che nei pochi millimetri costituisce un'enorme rivelazione per gli studiosi e gli speleologi che da mesi vagliano le grotte ugubine sperando nel suo ritrovamento. È tornato alla luce nelle profondità del sottosuolo il Duvalius bense, coleottero della famiglia dei Carabidi e della tribù dei Trechini, che si è adattato a vivere nell'ambiente ipogeo, dato per estinto a causa del cambiamento climatico e del riscaldamento globale del pianeta. La scoperta è avvenuta a Gubbio, città in cui fu per la prima volta trovato e descritto dal naturalista Raffaello Gestro nel 1892 sul Monte Ingino, segnalato e oggetto di ricerca 20 anni fa da parte del dottor Paolo Magrini e dove oggi è stato riscoperto grazie agli entomologi Giuliano Trezzi e Fulvio Cirocchi con il supporto del gruppo speleologico Buio Verticale del CAI di Gubbio. Abbiamo cercato un po' tra le grotte della zona di Gubbio e una unica candidata è stata la Grotta del Diavolo sul Monte Danciano. E quindi abbiamo accompagnato loro su questa grotta, è una profondità di 43 metri e poi abbiamo, questa è una caratteristica comune di tutte le grotte dove si può trovare il Duvalius, e che non ci sia ricircolo d'aria, si chiama cul-de-sac in termini tecnici. E quindi l'abbiamo accompagnati su, prima di tutto l'abbiamo ritrovata la grotta, perché comunque le coordinate che avevamo erano di qualche anno fa, fatte con una strumentazione che non era precisa come quella che abbiamo adesso. Li abbiamo portati alla grotta e abbiamo armato la grotta, che significa abbiamo messo le corde in modo da aiutare la progressione, da permettere la progressione in grotta e di arrivare in profondità. Il Duvalius bense, lungo pochi millimetri, si è adattato a vivere nel buio delle grotte, dove ha perso la colorazione e la funzione visiva, modificando la propria morfologia in modo da resistere ad un habitat estremo. Dopo vari tentativi di ricerca nelle grotte del territorio, dopo l'installazione a vari livelli di profondità di alcune trappole collocate da Trezzi, alla fine l'esemplare è stato ritrovato riempendo di speranze i ricercatori per tutte quelle specie ipogee date per estinte, ma che molto probabilmente hanno solo trovato un altro modo per sopravvivere. Ha trovato 3 esemplari, tra cui un maschio, e che è stata una cosa importante perché col maschio si ha una identificazione certa della specie. Visto che abbiamo ritrovato il bensai, molto probabilmente molti insetti che si pensavano estinti potrebbero essere ritrovati proprio perché si sono solo spostati su una zona diversa da quella dove normalmente si erano stati ritrovati, in principio erano stati ritrovati e classificati. Buio Verticale, con l'aiuto di Buio Verticale, con il nostro apporto, siamo riusciti a aggiungere un tassello alla storia dell'entomologia. Adesso l'ho detto un po' grossa, però molto probabilmente comunque abbiamo aggiunto un pezzettino all'entomologia, e quindi per me e penso anche per il gruppo è una grande soddisfazione.